I padroni di casa, condannati a non sbagliare per restare in scialle così di Genzano, affrontano la quinta forza del campionato in piena bagarre per la zona playoff e con i fari puntati sulla Savia Testa Mantova, lontana solo due punti al quarto posto. Amiche ed amici, un saluto a voi da parte di Simone Fiorelli e l'Esport Academy. 23° turno di Serie A2 Girone B, si affrontano Todisi Lido di Ostia e Lazio Calcio a 5. Arriva ora l'ok, comincia Todisi Lido di Ostia, Lazio. Lo spazio per la conclusione con il destro. A sua volta bravo Esposito a mettersi in traiettoria, poi l'ultimo tocco è stato proprio da parte di un giocatore in maglia Lazio, dunque rimessa Todis. Qui Jefferson non si intuisce con Esposito, pallone riconquistato dunque dagli ospiti con Filipponi, che però controlla in modo parziale. Cimandigno, 1-0 Todis, 16:50 da giocare nel primo tempo, la sbloccata all'11. Arzi Barra deve scaricare per Lutta a destra da Lara. Lara taglia il campo in orizzontale, poi forte il pallone proposto per Taloni, direttamente rimesso. Dominguez prova a risalire il campo da sinistra, passa su Lara, ancora Dominguez, deviazione da parte di Di Ponto, ma non basta con Mazzoni a trovare l'1-1. Dominguez, 12:42 da giocare, a battere il numero 8, sguarda al centro direttamente però sulla figura di Lara, che può guidare allora la ripartenza per il Todis. Qui conclusione incrociata di Lara direttamente sul fondo. Jefferson, Cimanghigno, Lutta, Jefferson, Esposito, Cimanghigno. Senza fretta si torna da Jefferson, che qui rischia sulla pressione di Dominguez. Dominguez in campo aperto per la ripartenza. Conclusione Mancina fuori. La rimessa è proprio per gli ospiti. Scalambretti muove per Bertan, poi ancora Scalambretti. Bertan a sinistra, Pezzin, parte ora il 21, Scalambretti va proprio da Pezzin, che ha domestica e si avvita, tiro sul fondo. Esposito, Cimanghigno, Pezzin, Scalambretti, Esposito, Jetson. Vediamo se va di tacco da Esposito, no, si va da Jefferson, che calcia al lato. Dominguez con il destro in porta, Di Ponto la tocca ma non basta. 1-2 Lazio, ha segnato Dominguez. Postazione per la Lazio con Dominguez che muove con l'esterno per Mazzoni, c'è la deviazione di Jefferson. La rimessa è per la Lazio, Dominguez, Mazzoni, Chilelli, Mazzoni, qui riesce il controllo, poi Dominguez con il destro, doppietta del numero 8, più 2 Lazio. Sia, ce l'ha ancora tra i piedi il numero 16, lob in avanti di Chilelli, Bertan, vediamo se qui ne approfitta, Di Ponto la deve tenere in campo, ci riesce il numero 1. Esposito, Cimanghigno, si avvolge il nastro all'indietro ancora per Esposito, poi Jefferson, cambio panoramico per Cimanghigno, stop ok per Cimanghigno, poi Esposito! Accorcia il risultato il Todis, ha segnato Esposito. 22, poi con il mancino ad aprire lato per Cimanghigno, legge ancora bene Scalambretti, poi Chilelli e alla fine Pezzin. In avanti con l'esterno, legge Jefferson, aperto il lato per Esposito che ce l'ha sul destro, aspetta un attimo, passa prima da Cimanghigno poi da Lutta. Jefferson tra le gambe di un avversario, Lutta sul corpo di Tarenzi, si salva la Lazio che ora può partire in contropiede. Capponi ha avuto la chance, Lutta, di rimettere le cose in parità, a tu con Tarenzi ha avuto, o meglio il numero 2, chi resta
sul più 1 Lazio con Tarenzi all'impostazione tra le braccia di Di Ponto. Di partenza Todis, Jefferson sulla corsa per Taloni! 3-3! La rimonta il Todis! Ha segnato Taloni! Dominguez, Mazzoni, Scalambretti. Fa movimento la Lazio, Taloni arriva per primo, ripartenza con Esposito che può calciare! Tarenzi, Mura, poi dal lago dalla distanza, ancora Tarenzi. Corner Lazio, la tocca a barra, si resta lì. Lupi, sbagliato il controllo, Lara in avanti per Barra che ha strada libera, Barra con lo scavo sotto, fuori il tiro. Bertan, Mazzoni, Bertan, Chilelli dalla distanza, Lupi con la deviazione in porta, ma c'è stato un tocco con il braccio, tutto vanificato. Ora si riprende davvero, lutta Jefferson, Barra, Jefferson, lutta Jefferson, Barra, lutta, conclude! 4-3 Todis, lutta del vantaggio per il Todis, secondo vantaggio di gara quando ne mancano adesso 11:20 da giocare. Cimanghigno da sotto la nostra postazione, lavora con due uomini addosso, trova Jefferson e poi Lara sulla destra. Jefferson, Esposito, stabilita intanto la parità numerica, Cimanghigno para Tarenzi, punizione, batte Cimanghigno, parte Jefferson, 5-3 Todis, Jefferson, Bertan, superata la metà campo, Filipponi, Bertan, Chilelli, pressione efficace di Jefferson, spoglia la porta, trova la rete del 6-3 per il Todis, pulita la Lazio per mettere il portiere di movimento, Jefferson firma la doppietta e fa 6-3 Todis, per creare superiorità numerica in fase di impostazione, Jefferson si è ritrovato il pallone tra i piedi, poi noi onestamente neanche ci eravamo accorti del cambio tra Coppola e Tarenzi, Jefferson evidentemente sì, se n'era accorto e da spalle alla porta ha trovato con il sinistro un pallone centrale ma efficace, 6-3 adesso per il Todis con qui Cimanghigno a lottare, poi Barra ad emergere con il pallone, ancora Barra, Chilelli la toglie, Bertan, Pezzin, Bertan, Chilelli, un po' di luce per calciare, pallone che passa, Di Ponto deve uscire dalla propria zona di competenza e la fa sua, Jefferson, Barra a sinistra, sale Cimanghigno, servito sulla corsa, il numero 11 che salta Bertan e la mette in porta, 7-3 Todis, che gol di Cimanghigno. Pipponi, Mazzoni, della Riccia con Lutta che gli passa davanti e concede rimessa. Dominguez, passa Dominguez fino in fondo il numero 8, lo mura ancora Lutta, autore di una grande prestazione difensiva. Lara, Dominguez gliela estirpa tra i piedi, poi sale anche Mazzoni. 7-4 Lazio, doppietta dell'11. Fischia l'arbitro. Dominguez, conclusione con Gattarelli che risponde, Cimanghigno porta avanti la sfera, Tarenzi spaccata, gli nega l'8-4. Adesso sono 5 secondi restanti, si salutano le squadre, arriva il suono della sirena che dice che può bastare così, Todis Lido di Ostia, Lazio termina sul risultato finale di 7-4.
E dunque al termine di Todis Lido di Ostia Lazio siamo con Daniel Taloni. Daniel, gara dai mille volti, sotto nel primo tempo, poi avete rimesso le cose a posto. Ti chiedo, dove avete trovato la forza di ribaltarla? Sapevamo che era una partita complicata, difficile, una squadra forte, ragazzi giovani che corrono. Noi poi nel trasferitore ci siamo guardati a fine primo tempo, non potevamo essere quelli del primo, insomma, quindi poi per fortuna siamo stati bravi e l'abbiamo ribaltata. Adesso mancano due gare allo scadere, cosa succederà? Ma non lo so, noi dobbiamo fare il nostro, dobbiamo fare 6 punti. Poi vediamo, noi ce la mettiamo tutta, come al solito, noi siamo questi del secondo tempo comunque. Quindi speriamo di fare 6 punti e poi vediamo che dice la classifica. Perfetto Daniel, ti ringraziamo, allora alla prossima. Grazie a voi.